120 minuti di camera di consiglio è una parola al termine, ergastolo. Lo dovrà scontare l'ex calciatore Giovanni Padovani, che il 23 agosto 2022 ha tolto la vita all'ex fidanzata Alessandra Matteuzzi. La vittima era al telefono con la sorella mentre veniva uccisa vicino casa in via dell'Arcoveggio a Bologna, a calci, pugni, martellate e infine colpita con una panchina. All'uomo sono state anche confermate le aggravanti dello stalking, del vincolo del legame affettivo, dei motivi abietti e della premeditazione. Alessandra non c'è più, mia sorella non c'è più, le uniche parole pronunciate da Stefania Matteuzzi. Prima del verdetto, invece, davanti alla corte d'assise, l'assassino ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee, dicendo di vivere un incubo, di portarsi dietro un fardello pesante, che quando ha ucciso Alessandra non stava bene, perché una persona che sta bene non ammazza un altro essere umano, ha dichiarato, sostenendo che non fosse completamente lucido il giorno dell'omicidio. Sempre oggi a Milano si è tenuta la seconda udienza del processo ad Alessandro Impagnatiello, accusato di aver ucciso con 37 coltellate la compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese del loro figlio Tiago. Il maresciallo dei carabinieri, sentito dalla PM, ha parlato di delitto premeditato. Già mesi prima dell'omicidio, Impagnatiello cercava su internet veleni per ucciderla. Veleno per topi in gravidanza, una delle ricerche apparse sul computer del ragazzo. La madre e la sorella della vittima non erano presenti in aula, dove sono state mostrate le foto del cadavere di Giulia. È stato un momento doloroso. La ragione per la quale abbiamo convenuto con i signori Tramontano che non fossero presenti era legata alla circostanza che sospettavamo che l'attività istruttoria avrebbe previsto, come è accaduto, la proiezione di alcune immagini, tra cui quelle concernenti il ritrovamento nei pressi del box da parte dei carabinieri su indicazione di Impagliatiello, quando ormai era stato messo alle strette.